Un cordiale saluto e benvenuti a questa edizione flash del sabato di Occhio alla Notizia. Un giovane di 21 anni di Perugia è stato denunciato per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e gli è stata ritirata la patente per eccesso di velocità. Non solo, ma gli è stata comminata anche una multa di 828 euro. Con lui a bordo della sua auto c'erano altri tre ragazzi ed una ragazza, due dei quali sono stati trovati in possesso di cocaina ed ecstasy per uso personale. Il gruppetto di giovani, dopo aver trascorso la notte in un locale di Perugia, si stava dirigendo verso la riviera romagnola a bordo di una BMW 118. L'auto è stata fermata dalla polizia di Urbino perché andava troppo veloce lungo la strada provinciale 3 in località Calmazzo di Fossombrone. Gli agenti, grazie al telelaser, hanno accertato che la BMW viaggiava ad una velocità di 151 km orari, in un tratto dove il limite è però di 80 km orari. Ovviamente è scattato il ritiro immediato della patente da 6 a 12 mesi e relativa sanzione pecuniaria di 800 euro. Probabilmente il conducente dovrà fare a meno dell'auto però per un periodo ancora più lungo, perché dopo le analisi è emerso che aveva assunto sostanze stupefacenti, motivo per il quale è stato anche denunciato. Durante il controllo degli altri passeggeri alla ragazza sono state trovate delle pasticche di ecstasy, mentre ad un altro una piccola quantità di cocaina. I due sono stati segnalati alla prefettura. Interventi per 1 milione di euro sulle strade provinciali per la chiusura delle buche e la sistemazione degli asfalti. Lo farà a partire dalla prossima settimana la provincia di Pesaro e Urbino, con i fondi stanziati dal governo per l'emergenza neve 2012 trasferiti dalla Regione Marche. Anche se la somma a disposizione è insufficiente per coprire tutte le necessità dei nostri 1430 km di strade, ha detto il presidente della provincia di Pesaro Urbino Daniele Tagliolini, con questo stanziamento apriamo una fase di messa in sicurezza della viabilità provinciale. Le azioni successive saranno la pulizia delle cunette e dei chiavicotti e la sistemazione di altre buche e delle reti metalliche a protezione delle scarpate. Nei giorni scorsi abbiamo iniziato altri interventi per oltre 500.000 di euro sulle situazioni più critiche in vari comuni a causa di frane e smottamenti che hanno creato disagi per il trasporto pubblico locale, quello scolastico e i mezzi di soccorso. Purtroppo il governo non ha riconosciuto lo stato di emergenza del febbraio-marzo 2015. Ancora una volta dobbiamo fare da soli. E dalle strade al porto, con l'assemblea pubblica aperta con i pescatori sul problema del dragaggio del porto di Fano. Il sindaco Seri e i sindacati hanno incontrato la marineria. Dalla regione intanto sono arrivati 2 milioni di euro per i 5 porti della regione. Intanto le analisi dell'ARPAM hanno evidenziato che non tutti i fanghi sono fortemente inquinati e che quindi potrebbero essere stoccati direttamente in mare aperto, in particolare al largo di Ancona. Ma gli operatori della pesca non sono per niente soddisfatti. Stamattina presso il mercato ittico si è svolto l'incontro con il sindaco e i funzionari dell'ufficio dei lavori pubblici sul dragaggio del porto. Il sindaco ha parlato più o meno della possibilità di dragare il porto, dicendo quali sono le prospettive e i tempi di esecuzione del dragaggio. E ci siamo dati appuntamento fra una settimana per fare l'ultimo resoconto in base alle analisi fatte sui fanghi, per vedere se c'è la possibilità di portarli presso Ancona e fare un dragaggio, si pensa, tra maggio e giugno. E abbiamo spiegato quella che è la situazione in prospettiva, quelle che possono essere le opportunità, con alcuni elementi anche nuovi che possono migliorare la situazione. E abbiamo concordato anche un percorso, ci rivedremo la prossima settimana per fare un ulteriore punto della situazione, perché attendiamo gli esiti ufficiali delle nuove analisi dell'ARPAM, che dalle informazioni informali che abbiamo avuto sembra che siano migliorative. Essendo migliorative, questo ci consente di fare altre scelte che possano portare beneficio al nostro porto, perché soprattutto noi dobbiamo cercare di ridurre i tempi, perché i pescatori, la marineria non può ancora aspettare a lungo. E anche il grido d'allarme che abbiamo voluto rilanciare tutti insieme alla regione, agli organi che in qualche modo influiscono sull'esito di queste operazioni, che il porto di Fano non può aspettare ancora. Ma l'aspetto positivo che mi piace è che
siamo una squadra, lavoriamo tutti assieme, perché un sindaco se solo non arriva da nessuna parte, mentre se è assieme, in questo caso con tutta la manageria, la nostra voce è più forte e sono convinto che riusciremo a portare a casa dei risultati importanti, perché l'obiettivo non è dare una risposta all'emergenza, ma qui l'obiettivo vero che ci siamo dati è quello di dare una risposta strutturale al nostro porto, che è un punto centrale anche dell'economia della nostra città. Sbalordito e deluso, non posso dire altro, è il commento del presidente della Camera di Commercio di Pesaro Urbino, Alberto Drudi, dopo l'annuncio del neoministro delle Infrastrutture Del Rio di dimezzare le grandi opere, includendo nei tagli anche parte della Fano-Grosseto. Sin da subito la Camera di Commercio intende mobilitare i parlamentari marchigiani, ha detto ancora il presidente Drudi. Non solo i parlamentari marchigiani, ma anche i sindaci delle principali città rimaste fuori dal completamento dell'opera, nonché le associazioni di categoria. Importante convegno questa mattina a Fano, nella sala della Mediateca Montanari, sul tema dell'influenza della procreazione assistita nella donna, nella coppia e nella famiglia. In videoconferenza ha partecipato il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin, tra i relatori Claudio Cicoli, direttore di ostetricia e ginecologia del Santa Croce di Fano, il suo omologo Giovanni La Sala dell'ospedale di Reggio Emilia e Marisa Dimizio, presidente nazionale APE. All'incontro ha preso parte anche il consigliere regionale Mirko Carloni. Io sono molto contento di questo convegno dedicato alla donna, alla coppia e alla famiglia e mi auguro vivamente che serva a costruire la prima pietra di un grande e importante centro di procreazione medicalmente assistita che serva tutta la regione Marche. La difesa della vita credo che debba essere la priorità. Abbiamo purtroppo pochi dati che dimostrano quante coppie marchigiane sono costrette ad andare in altre regioni, addirittura non in altri paesi, a rivolgersi a strutture private con costi veramente inaccessibili, e sulla procreazione, sui problemi di coppia, sull'infertilità c'è troppo silenzio e poca informazione. Poca assistenza, poche politiche per la vita. Il ministro Lorenzin ha inserito nei LEA per le regioni la fecondazione assistita, quindi adesso tutte le regioni dovranno trovare risorse e fare in modo che le coppie che vogliono avere figli non vengano lasciate da sole. Ieri sera si è svolta a Gabice Mare la serata conclusiva della 35esima settimana del turismo in bicicletta, una festa con tanti partecipanti provenienti da più parti d'Italia e anche dalla Germania, durante la quale anche la Proloco di Monbaroccio ha ricevuto un importante riconoscimento da parte del presidente dell'Associazione Albergatori, Angelo Serra. Chiudiamo con lo sport. Dopo la sosta pasquale torna il campionato di calcio di Serie D. In casa del Fano arriverà il Campobasso. I Granata dovranno vincere per continuare a mantenere il secondo posto in classifica. Squadra temibile per mister Alessandrini, ma che non deve impensierire più di tanto. Fischio d'inizio alle ore 15, dirige la gara Gualtieri di Asti. E come sempre la differita integrale con la telecronaca di Sergio Catalani la potrete seguire lunedì sera dopo il telegiornale. Telegiornale che finisce qui con questa edizione flash. Non mi rimane altro che augurarvi un buon fine settimana e arrivederci.